Salviamo i bambini dalla scuola del futuro. Sigla. Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale Pensieri Armonici. Salviamo i bambini dalla scuola sembra quasi una cosa bruttissima, un ossimoro. La scuola dovrebbe essere il luogo migliore in cui rifugiare un bambino. La scuola dovrebbe essere il luogo che prepara quelli che sono gli uomini e le donne di domani, la prosecuzione della nostra umanità, della nostra identità di esseri umani, della nostra cultura. E dovrebbe essere un luogo di cultura. Ma dobbiamo salvarli, perché la scuola di oggi, e soprattutto quella che vogliono costruire per il futuro, non è un luogo di cultura. È un luogo di nozionistica. È un luogo in cui i bambini vengono visti come dei computer con una stessa intelligenza, un'intelligenza che può variare nella sua forza, nella sua genialità, ma non nella sua forma. Quando la psicologia ormai da almeno 15 anni ci dice che non esiste una intelligenza, ma ne esisterebbero almeno tre di intelligenze: un'intelligenza logica, un'intelligenza creativa, un'intelligenza emotiva. Ma la scuola questa cosa non l'ha ancora recepita e ragiona sempre come se ci fosse una sola intelligenza, quella logica. Così come anche la società. Ancora oggi c'è chi sottopone quei test pseudo cazzate di intelligenza che non servono a niente, sembrano le cose da parole crociate, buoni da usare sulla spiaggia per riderci sopra, ma che non hanno nessuna validità scientifica, perché quei test sono fondati esclusivamente su logica. Ma è chiaro che se tu hai un'intelligenza logica eccellerai in quel test. Se hai un'intelligenza emotiva creativa e magari sei molto più intelligente di chi eccelle in quel test, però verrai giudicato quasi uno stupido perché quel test non lo superi come l'altra persona. Ma gli stupidi sono gli altri, perché non hanno la conoscenza. Manca questa conoscenza che è fondamentale ed è una conoscenza di intelligenza. Quindi già qua partiamo male, quindi non è un luogo di cultura ma è un luogo di nozionistica. Oltretutto la scuola del futuro dovrebbe essere quella che va a privilegiare i percorsi migliori a seconda dell'attitudine del bambino, l'attitudine del ragazzo, per andare a portare le persone a svolgere mansioni nella vita per le quali sono portate, per le quali magari si sentiranno bene, vivranno il proprio lavoro con benessere, ogni mattina si sveglieranno e diranno: ah, bello, devo fare un sacco di cose. Invece noi ci troviamo in una società in cui tantissime persone, anche laureate, svolgono delle mansioni che non solo non gli piacciono, le odiano profondamente, tant'è che sono frustrati, hanno bisogno dello psicologo, prendono dei farmaci. Perché? Perché hanno incanalato la loro vita secondo non quelle che erano le loro attitudini, secondo quelle che la scuola gli faceva credere fossero le loro attitudini. Perché purtroppo quello era un unico percorso. La scuola ti porta a proseguire su quest'unica strada, che è la strada dell'intelligenza logica. Non a caso, già 30 anni fa, mi ricordo, in terza media, arrivavano a proporti gli istituti superiori, no? L'iscrizione agli istituti superiori, e già allora si parlava di evitare come la peste le materie umanistiche perché non danno soldi, non si guadagna bene. Come se uno dovesse focalizzare la sua esistenza nel fare soldi, nella produzione di denaro. Perché in realtà è questo che la scuola sembrerebbe voler fare. Dei codici a barre, a seconda dei ruoli sociali, ma soprattutto lavorativi, che le persone poi svolgeranno nella vita, e nulla più. Quindi ovviamente prediligere le materie tecniche, perché all'economia strutturata della società di oggi servono certe competenze, che sono quelle informatiche, sono quelle della meccanica, sono quelle dell'ingegneria. Le scienze umane, ma sì, bene o male si parla quasi sempre di professionisti, e poi hanno quella cosa lì che sono sempre critici. Ecco,
Ora sto scherzando, naturalmente sto banalizzando, ma la società di oggi non è abituata, anzi è completamente disabituata alla critica, alla cultura critica del pensiero. Ma perché? Perché nessuno lo insegna. Bisognerebbe portare la filosofia alla prima elementare. Le persone devono essere istruite a pensare, perché se non c'è la capacità logico del pensiero, non c'è nulla da fare, non avrai mai spirito critico, non riuscirai mai a comprendere il mondo come lo comprende chi ha lo spirito critico. Tant'è che ci sono persone che ti dicono, quando si trovano alle strette a parlare di una legge che uno sostiene sia sbagliata, per fare un esempio, la legge è legge, va rispettata. Allora benissimo, se si ragiona così, le leggi razziali erano leggi, la soluzione finale di Hitler era una legge. Che cosa vuol dire? Lo ius primae noctis è una legge, e quindi che facciamo? In quanto tale la rispettiamo e non si discute? Pensare costa fatica, ma non perché le persone siano idiote, costa fatica perché non tutti hanno una base, un percorso di studi che ha insegnato loro a pensare. Facciamo che tutti possano imparare a pensare dalla prima elementare, poi sia che uno voglia studiare filosofia sia che uno invece voglia fare l'ingegnere o l'informatico della vita, ma ci mancherebbe altro. Ciascuno dovrebbe essere libero a seconda delle proprie attitudini, non tenendo bene a mente il portafogli. Poi se uno ci fa anche soldi per quello che guadagna, beh, che ci sputiamo sopra, ma per carità. Un bel cappotto, cioè se una persona è colta e anche un bel cappotto non fa male, no? Voglio dire, così come se ha un cappotto rotto di 10 anni prima perché non ha soldi, non cambia. Perché, però attenzione, la cosa che cambia è meglio una persona con un cappotto di 10 anni prima distrutto, colto, che vi può arricchire già solo parlandoci, piuttosto che un emerito imbecille che non sa distinguere Rudolf Hess da Hermann Hesse e che però abbia la possibilità di regalare anelli da $7,000 o anche di più, perché non veramente a qualche donna può piacere o anche a qualche uomo potrebbe piacere quel tipo di vita, ma è veramente una vita riduttiva sia per l'uno che per l'altro. Ha detto ciò, quindi portiamo la filosofia e poi cerchiamo di comprendere che la scuola, le materie scolastiche non sono ciascuna la cultura. L'istruzione non è necessariamente cultura. Avere una laurea non significa essere un uomo di cultura, uomo o donna di cultura. Perché? Lo spiegherò in parole semplici. La cultura è l'oceano. Immaginate l'oceano, no? Un oceano pieno d'acqua. Tonnellate, quintali, milioni, miliardi di litri d'acqua. Ogni materia è una goccia. Materia, tutte le materie. Dalla filosofia, passando alla cucina, passando ad alimenti, passando a matematica, passando a ingegneria aerospaziale, passando alla semiotica, ogni materia è una gocciolina di cultura. E lo dimostra il fatto che conosco benissimo dei ricercatori che sono eccellenti, persone anche di una buona cultura, che però quando devono cambiare una lampadina chiamano l'elettricista. Cioè questi per cambiare una lampadina chiamano l'elettricista. Siamo quasi ai livelli del film di Rayman con Dustin Hoffman e Tom Cruise, cioè l'idiota sapiente. Quelli che hanno delle forti menomazioni, che però poi sono i famosi idioti sapienti perché hanno, spiccano in maniera, sono geniali in qualcosa. Quello ve lo ricordo, contava gli stuzzicadenti caduti dalle scatole e visivamente sapeva dirti quanti fossero. E questo è drammatico. Cioè, io sostengo che prima si impara a camminare, quando sai camminare poi puoi anche volare. Poi, per carità di Dio, non si fa del male a nessuno se uno è un grande ingegnere e poi chiama l'elettricista perché non è capace di smontare una lampadina ad Edison e di rimontarla, che è la cosa più banale che si possa imparare. Però, per carità, non si fa del male a nessuno, ma è solo per fare un esempio. Perciò la cultura è l'insieme delle cose. E che cosa poi è importante nella vita? Tutto è importante nella vita, per carità. Però per ragionare, per rapportarsi al proprio tempo, per comprendere l'evoluzione sociale del proprio tempo, è fondamentale lo studio della filosofia, ma soprattutto la storia.
perché ci sono le persone che non hanno la più pallida idea di perché Mussolini sia andato al potere o perché Hitler sia arrivato al potere, e c'è ancora chi crede che entrambi abbiano preso il potere con la forza. Quando c'è gente che pensa che Mussolini abbia preso il potere con la marcia su Roma, e la domenica precedente il re gli aveva già concesso il ruolo di primo ministro, presidente del consiglio. Eppure c'è gente che ancora non lo sa che Mussolini, quando ci fu la marcia su Roma, era già presidente del consiglio. Il partito fascista l'ottenne nascosta questa notizia, perché chiaramente intendeva usare questa marcia su Roma, fare propaganda e dare l'immagine al popolo che erano talmente forti che avevano rovesciato il governo dell'epoca, e il re aveva dovuto dare a Mussolini, chiamato furor di popolo, il ruolo di primo ministro. Idem Hitler. Hitler ha vinto le elezioni 3 volte. Hindenburg fece fuoco e fiamme per invalidare per ben 2 volte le elezioni, e alla fine fu costretto ad ammettere lo strapotere del partito nazista, che ogni volta che si svolgevano nuove elezioni prendeva sempre più voti. Hitler è arrivato al potere democraticamente. Eppure c'è gente che pensa che l'abbia preso con la forza, perché non conosce le dinamiche sociali che hanno portato Hitler al potere. Non conosce neppure come i tedeschi siano riusciti ad approvare, a dire bravo, fai bene, quando emanò le leggi speciali. Quindi diventa poi impossibile di converso comprendere la tecnica della gradualità adottata nelle restrizioni che viviamo da marzo ad oggi, perché non si conosce la tecnica della gradualità e nemmeno si conosce la storia, perché altrimenti uno avrebbe quel sentore di dire: aspetta, questa cosa mi sembra già vissuta negli anni 30 del secolo scorso. Difatti uno dovrebbe ragionare così. La storia serve a quello, non per farsi bello ricordarsi le date. Serve per capire le dinamiche, ricordarsi quelle, ed è quelle che le persone oggi non sanno. Cioè, non è che non se le ricordano, perché se uno non le sa, vive in un mondo che non è il mondo reale. Se non conosci la psicologia e non sai nulla della tecnica della gradualità in comunicazione, tu non comprenderai quando ti sottoporranno quella che si può anche definire la tecnica della rana bollita, questi provvedimenti restrittivi, un pezzettino alla volta. E poi magari un po' ti danno di nuovo un po' di corda, e poi ti tiro ancora di qua, un po' di libertà te la riconcedo e poi te la tiro via. Così ti abitui piano piano, come la rana: se la metti nell'acqua a 100 gradi schizza immediatamente, se la metti nell'acqua fredda e poi pian piano la porti a diventare tiepida e poi bollente, quando sarà ormai a 100 gradi la rana sarà morta. Questo per spiegare molto terra a terra la questione. Quindi portiamo la filosofia in prima elementare, diamo ai bambini gli strumenti per pensare e facciamo che i bambini comincino a interrogarsi, non alle elementari ma quantomeno dalle medie, soprattutto agli istituti superiori, su che cosa dovrebbe essere la società vera e giusta del futuro. Volete che la libertà sia quella che oggi noi definiamo libertà, ovvero andare su Amazon a acquistare qualcosa e averlo comodamente senza uscire da casa? Davvero questa è la libertà che voi credete sia libertà anche nel futuro? La volete così la società di domani? Davvero volete che una persona abbia un ruolo e solo quel ruolo da esercitare nel mondo? Ovviamente un ruolo economico, impiegato, operaio, tecnico. Davvero volete che le persone debbano parlare solo se sono competenti in quella materia in cui si parla? E quindi chiaramente un avvocato potrà parlare solo di legge, ma non potrà dire nulla in merito alla medicina, in merito a uno stupro o in merito alla politica, perché è avvocato? Perché oggi ormai si ragiona così, no? Cosa vuoi saperne tu? Sei un virologo? Poi parlano tutti di virologia sui social, fantastico, perché anche quando arrivano quelli in televisione, no? Di virologi veri ce ne sono pochissimi. Persino Crisanti parla di virologia, ma non è un virologo, no? Quindi, però è esperto. Però, voglio dire, è un professionista serio, è un professionista, tra l'altro, nell'ambito medico. Perché non dovrebbe parlare di virologia? E perché non deve parlare di virologia un tarro che è virologo? Non deve essere preso in considerazione. E perché non deve parlare di virologia il barista sotto casa, che magari ha studiato per una vita medicina e poi non si è laureato per un pezzo suo, o magari
l'ingegnere che ha cultura medica e magari ha letto tantissimo e abbonato a qualche rivista scientifica? Cioè, in base a che cosa si stabilisce chi ha competenze e chi no? Chiediamolo a questi ragazzi, volete davvero una società così aberrante dove le persone non possono parlare in base a quello che sanno e con le argomentazioni, ma devono essere giudicate in base a un pezzo di carta? E davvero volete una società in cui il successo si misura con il gonfiore del portafogli? Ah, quello è un uomo di successo perché ha lo yacht o perché guida una macchina a 70.000, poi magari non riesce a distinguere Hermann Hesse da Rudolf Hess, il che ci ricollega alla questione di prima, che pensa che magari Mussolini abbia preso il potere con la forza e quindi vive in un mondo e ha un'immagine, un'idea della società proiettata in base alla propria ignoranza, quindi sbagliata, e non si prende in considerazione un uomo che magari va in giro con una macchina scassata o magari è pieno di debiti e manco se la può permettere la macchina, però a parlarci insieme per sei giorni ti può parlare dell'infinito perché ha una cultura infinita. Ecco, diamo gli strumenti ai ragazzi perché possano veramente avere una società del futuro, perché questa scuola che si vuole avere in futuro a me non piace per niente. Una scuola che tra l'altro si prevede addirittura a distanza, perché la didattica a distanza adesso è in emergenza, ma guardate che è una prova questa. Un domani verranno tagliati insegnanti, ci sarà un unico insegnante a seconda del livello scolastico, no? La scuola primaria, un insegnante per la scuola secondaria, un insegnante per i vari istituti. E funzionerà tutto come l'università online. Tu avrai una bellissima lezione su Pirandello fatta per un liceo e tutti i licei d'Italia si troveranno il faccione di un unico insegnante che spiegherà Pirandello. Tu ti collegherai, studierai quella lezione, lo Stato pagherà un unico insegnante che farà lettere negli istituti secondari. Così ci sarà per la matematica, così ci sarà per qualunque altro tipo di materia. Più difficile diventa per quelli tecnico-pratici, tipo, non so, uno strumento, però anche lì, bene o male, si troverà il modo perché la DAD, la didattica a distanza, diventi lo strumento primario nella scuola. Con mille scuse, ma in realtà la scusa vera, il motivo vero è risparmiare, tagli, 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 quegli stessi tagli criminali che ci hanno condotto ad avere un'emergenza sanitario-politica. Per mancanza di posti, per mancanza di ospedali, per mancanza di medici e infermieri tagliati in maniera criminale da Monti in avanti. E quando qualcuno come sottoscritto lo diceva, veniva definito uno sciocco, veniva definito uno che era anacronistico, che pensava ancora a Gramsci e a chissà che cosa. No, eravate voi altri a pensare alle cazzate e ora per le vostre cazzate ci troviamo nella merda, perché chi ha lavori in proprio si trova in un disastro sociale, economico che cominceremo a vedere solo dall'anno prossimo. Quindi diamo gli strumenti ai bambini perché non vadano a votare degli incompetenti, perché possano avere dei politici seri, dei politici di spessori e non veramente della gente che non è neanche capace di assumersi la responsabilità, tant'è che deve andarsi a nominare 400 e passa tecnici, qualcuno dice 700, perché non è capace di fare ciò per cui sono lautamente ricompensati. Ecco, a me questa scuola non piace. Salviamo i bambini da questa scuola, salviamo i bambini da questo scempio che non è cultura, ma è nozionistica, che è un mare di cazzate che non serve a niente. Diamo ai bambini gli strumenti per imparare a studiare, per imparare a pensare. Ci vediamo alla prossima.